Ratificato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana l'accordo sui tetti agli stipendi del personale di Palazzo dei Normanni, votato a maggioranza l'accordo è passato col solo voto contrario di due deputati del Movimento 5 Stelle, Stefano Zito e Salvatore Siragusa. Con le risorse provenienti dal taglio agli stipendi e grazie alla reintroduzione dei tetti è stato creato un fondo di 100.000 euro che sarà destinato ad interventi di solidarietà. Le risorse saranno prelevate dal capitolo del personale. Il presidente dell'ARS, Gianfranco Micichea, ha proposto inoltre ai deputati di effettuare donazioni per ulteriori 100.000 euro. Dal 1 marzo saranno dunque ripristinate per il prossimo triennio le retribuzioni introdotte nel 2015 e in vigore fino al 31 dicembre. Gli stipendi base sono di 240.000 euro lordi per i dirigenti, 204.000 euro per gli stenografi, 193.000 euro per i segretari, 148.000 euro per i coadiutori, 133.200 euro per i tecnici.